Da oggi la musica d'autore italiana è un po' più sola e forse anche diversa. Augusto Daolio, l'indimenticabile cantante e leader dei Nomadi, se n'è andato questa mattina alle 6:30, sconfitto da un tumore ai polmoni di cui soffriva da circa un anno. Augusto Daolio, la cui voce è inconfondibile, ha accompagnato più di una generazione, aveva 45 anni e da ben 27 guidava il gruppo Emiliano che aveva fondato insieme con Beppe Carletti e Umberto Maggi. Da sempre impegnato politicamente nell'area della sinistra, nel 1985 era stato eletto consigliere comunale a Reggio Emilia come indipendente nelle liste del Partito Comunista, ma la sua sensibilità verso certe tematiche ha sempre caratterizzato i brani dei Nomadi, alcuni dei quali, come noto, scritti per loro da Francesco Guccini. Pochi mesi fa, il 14 maggio, era morto un altro musicista del gruppo, il batterista Dante Pergreffi, che nell'84 aveva sostituito Umberto Maggi. I funerali di Augusto Daolio si svolgeranno domani alle ore 16 nel suo paese natale, Novellara, in provincia di Reggio Emilia. E noi della TG7 abbiamo voluto ricordare Augusto Daolio, fondatore e cantante dei Nomadi, invitando in studio Andrea Mingardi. Buonasera, Andrea. Qual Buonasera. è subito un tuo ricordo di Augusto? Beh, al di là della barba e della sua corpa fisicità, che era inconfondibile, questa voce unica, epica, che rendeva tutte le canzoni epiche, anche quelle molto semplici, storiche, e poi questa sua voglia di cantare, cioè, i concerti dei Nomadi duravano 3-4 ore, so, praticamente era di una generosità straordinaria. Dicevo che ultimamente ci siamo, perché ci si incontrava sempre negli autogrill, così, dove vai, facciamo questo, quell'altro, ah, ti ho sentito, bella quella cosa, quell'altra invece mi fa schifo. E ultimamente ci siamo visti più volte, più spesso a Roma, e l'ultima volta a Agrigento al Canzoniere dell'estate, e ci si raccontava le cose padane, no? Le storie di musicisti, di cantanti, di orchestrali, miserie e nobiltà. E lui si lamentava del fatto che nessuno aveva mai scritto queste cose oppure messe in un film nel modo giusto, e aveva pure che andassero perse queste cose. Andrea, Augusto Daolio era non soltanto un cantante, un grande organizzatore culturale e musicale, ma anche un personaggio dal forte profilo politico, fino a candidarsi ad alcune elezioni. È stato eletto anche nelle liste del Partito Comunista. Questo è un po' il segno che ha contraddistinto una certa musica italiana che è cresciuta, è nata ed è cresciuta a cavaliere fra gli anni 60 e 70. Ma che cosa cambia con la perdita di un leader di questa fattura? Innanzitutto diciamo che, a differenza di tanti suoi colleghi, lui era un cantante di sinistra, ma non aveva bisogno della sinistra per essere un grande cantante. Alcuni altri magari facevano l'occhietto per avere dei vantaggi. E che cosa cambia? Credo che non cambi nulla, perché la sua voce e le sue canzoni rimangono. Infatti io non andrò al funerale, perché non vado quasi mai ai funerali, soprattutto degli amici, delle persone che mi fa soffrire pensare che non ci siano. Preferisco immaginarli su un pullman, magari in viaggio per Pescara, ecco, vanno a fare un concerto lì, e probabilmente ci rincontreremo presto o tardi da qualche parte.